Amici, ciao, benvenuti in un nuovo video. Io sono Lilla. Oggi voglio iniziare con i video di Natale. E come faremo? Ebbene, mi stanno arrivando un bel po' di pacchi da aprire, scartare e guardare come sono fatti. E allora io dico, diamo i voti e vediamo se meritano veramente di entrare nella letterina di Babbo Natale o meno. E spero che l'idea vi piaccia, perché ho bisogno di voi, perché vi lascerò un sondaggio in ogni video in modo che possiate partecipare. E tra quelli che avranno partecipato sceglierò nei giorni di festa i nomi per dei saluti. Iniziamo con questo pacco che ho ricevuto dalla Giochi Preziosi, però vi voglio dire una cosa, non saranno solamente spacchettamenti di giocattoli, ma in questi video ci saranno anche dei DIY, in modo che potremo anche preparare regali per gli altri, che forse è la parte più divertente del Natale. Però andiamo a vedere cosa c'è qua dentro. No, i nuovi Pick Me Pops con tantissime sorprese. All'interno c'è anche una lettera proprio dei Pick Me Pops, mi è arrivata dalla Giochi Preziosi e mi dice quale mega pacca hai trovato. Una dolcissima torta di zucca, no, io la amo. Una profumatissima fragola o il mega pop al bubblegum e mirtillo. E allora guardiamolo da vicino, questo praticamente è un multipack. Pacchettiamo! Allora, apro, già sento un profumo pazzesco e abbiamo tante sorprese da andare a scoprire. Ragazzi, non potete capire il profumo, quanto è buono! Allora, io alzo qua, perché c'è scritto di alzare qua, ci sono delle sorprese. Ma ce ne sono tantissime! Allora, ho trovato questo, però lo metto da parte perché non voglio conoscere in anteprima i peluche. Vado ad aprire questa busta, che è la più ciccia, mi sembra. Andiamo subito ad aprire quelle più cicce. Super apri! Allora, cosa c'è? Ma questa qui è nuovo! No, oh, c'è un block notice con Lasky, che è il personaggio appunto principale. Che carino! No, poi ci sono i messaggi segreti, questi li metto qua perché non vorrei rovinarmi qualche sorpresa. Ah, ecco gli adesivi per unghie. No, ma sono simpaticissimi. Forse questo è un po' troppo ciccione per andare in giro. Diciamo che è un po' una moda molto giappo, invece questi qua sono, li trovo tutti carinissimi. Per andare in giro a Natale soprattutto, non lo so. Ah, qua ci sono tutti i messaggi segreti che non aprirò, se no ci roviniamo una sorpresa. Vado ad aprire qua. Sembra come se questi sacchettini sono quelli che erano inseriti nei Chupa Chups. No, vabbè, io adoro questi portachiavi, sono fatti... Oddio, sembra un'alpaca tra l'altro. E sono fatti di materiale morbidoso. Ok, ho capito che questi forse non li devo aprire, altrimenti capisco cosa c'è qua dentro. Vi faccio però vedere questo adesivo ultra puccio, perché appartiene ad Aski e Aski ce lo andiamo ad aprire immediatamente. Quindi pesco la prima pallina. Veramente troppo 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 carino questo coso. L'idea mi piace un sacco. Oh, ah, quindi praticamente qua dentro ci sono i peluche. No, questo è di fragola. Allora, oh, strappo. E all'interno, eccolo qui, il vostro cagnolino. No, ragazzi, ma potete attaccarlo ovunque così. Geniale. Il vostro Husky, che giustamente è stato fatto anche con delle sfumature di azzurro, perché ti deve dare l'idea del freddo. E ha... la coda fluffosa. Fino adesso questo mi piace tutto, questo pack. Vediamo un po' andando avanti. Ovviamente più lo toccate più si sprigiona profumo di fragolina. E adesso pesco a caso, vediamo un po' qui che cosa esce. Abbiamo un sembra quasi un lecca lecca col punto interrogativo. Guardiamo che cosa mi è uscito. Ovviamente sono a caso questi, quindi ogni pack poi avrà suo personaggio. Basta, io chiudo. Va, 10, ragazzi, va, voto 10. Oddio, che carino. Ma poi il tatto è totalmente differente, cioè questo è tutto morbidino, questo è sofficioso. Oh, ho sentito l'odore, sembra quasi zucchero filato, una roba dolciosa. Oh no, buonissimo. Basta, ne prendo un altro, apriamo subito.
Apriamoli velocemente, sono curiosa. Vado e... No, ma è bellissimo! Guardate, questa volta è morbido, morbido, morbido con le stelline. Morbido, ho detto morbido. E mi ricorda un po' Rudolph perché insomma è la renna volante e ha le stelle, ha il cielo stellato stampato addosso. Guardate, vediamo. Il profumo è bubblegum questo, ve lo dico al 100%. Poi quando andrò a guardare qua capirò a chi appartengono e quali gusti ci sono. Vado a pescarne un altro e... Apriamo. Totalmente... Ah, bellissimo! È un bianco che è con dei riflessi violacei. Questo secondo me è super mega ultra raro, me lo sento, perché è super morbido. E poi è un cagnolino, non lo so, mi sento che è raro. Sa di mirtillo, secondo me. Chissà se poi ho indovinato. Andiamo avanti, spacchettiamo. Spacchettiamo, apro e trovo... No, vabbè. Ogni volta che apro sono lì a dire no, questo è il mio preferito. Ragazzi, fino adesso loro due sono imbattibili per colori. Guardate la faccia, lui fa la linguaccia e secondo me è tipo un cricetino. No, che in questo caso codino morbidoso, fluffoso. Oh, profuma di, non lo so, cioccolato, zucchero filato, una roba dolce comunque. Devo dire che in assoluto le profumazioni dei Pick Me Pops sono quelle che amo di più perché sono riusciti a creare qualcosa di goloso. Invece molte volte dopo un po' sanno di detersivo, non so se siete d'accordo. Le cose, i giocattoli profumati intendo. Guardiamo qua, vediamo se siamo in linea con la meraviglitudine. Ma cos'è? Tipo un scoiattolo di volanti, ecco. Sì, sicuramente, perché guardate, sta planando con la pancia e la coda è meravigliosa. Anche questo mi sembra sappia, non so se è di banana, è un frutto, non lo so, lo metto qua nella piramide dell'amore perché veramente la piramide della tenerezza. Ecco qua i nuovi gusti, c'è mela caramellata, cotton candy, uva, frutto del paradiso, cioccolato, banana, mirtillo, gomma da masticare, cioco menta, di cui non ho trovato nulla, fragola, no, raspberry e lampone e poi anguria. Per fortuna l'anguria non l'ho trovata perché non mi piace mai il odore dell'anguria sintetico. E secondo me cercando nel multipack troviamo anche molti più rari. Ad esempio vi becco subito Velvet, che è raro. Quindi la mia renna stellata è rara. Questo che pensavo essere un criceto, in realtà leggo che è una capretta. Il profumo è delizioso. E voglio farvi vedere questa parte del booklet che mi indica gli shimmery sea, quindi ci sono quelli super scintillanti del mare che sono ultra rari e addirittura c'è l'edizione limitata dedicata al fantasy, quindi abbiamo l'unicorno, lo yeti e il drago che vorrei troppo troppissimo. E da questa parte c'è un'altra sezione, i fancy, che sono del super set e possono venire fuori questi se sei veramente super fortunato. E tutti i nomi con i messaggi segreti comunque li trovate nella busta che c'è in mezzo. Ci sono ancora altre sorprese perché non è mica finita qui. Apriamo la busta, come sempre questi non ve li apro altrimenti vi rovinate troppo la sorpresa. Andiamo... In realtà questi sono parcheggiati, quindi potevo aprirlo così. Vediamo il charms cosa mi arriva. Ma che cos'è? Ma cos'è? Ma... È una gommina strana. È un mirtillo. Dunque, no, non ho capito e non profuma neanche. Sembra un papero mirtillo. No, non ho capito. Qualcuno mi aiuti. C'è questo che pensavo fosse il classico charms che troviamo nei Pick Me Pops. E invece non capisco. Potrebbe essere un amico del mio husky. Mi misteri. Ok, non mi rimane altro che aprire l'ultima busta e poi tirare le somme. Ecco, qua c'è il chance. È un elefantino, troppo carino. Il materiale mi sembra molto simile a quello di questo coso, che non so, secondo me è una sorta di pinguino barra mirtillo.
però non ne capisco l'utilizzo, cioè ho paura di perderlo tra l'altro, non lo so. Ma a questo punto è arrivato il momento del voto, ricapitolo, ci sono i messaggi segreti nelle bustine, tutti i tuoi cuscini che sono veramente uno più bello dell'altro, il mio fantastico portachiavi, chiamiamolo così, poi ci sono gli adesivi, gli stickers per le unghie e un blocco note molto piccino però molto utile e molto bello. Come sempre li trovate nel negozio di giochi oppure vi metto il link per trovarlo in internet. Dunque, io, se non ci fosse stato questo, avrei dato al gioco 10, perché secondo me è tipo il massimo. Ci sono i profumi, i peluche sono tutti bellissimi, tenerissimi, per il mio gusto ovviamente. C'è qualcosa che ti puoi portare sempre dietro e gli adesivi, beh lo sapete, io ho un amore spassionato per gli adesivi. Questi io non li userò, li regalerò sicuramente. Questo, cioè, fa perdere un sacco di punti, è una sorpresina che francamente non mi fa impazzire. Quindi il mio voto per tutto questo è un 8 pieno e adesso vengo a leggere nei commenti i vostri voti. Sono veramente curiosa di sapere se c'è qualcuno che dà 10 e perché, oppure tipo 0 e perché. Amici, scatenatevi e ci vediamo nel prossimo video dedicato al Natale. Un bacione, vi stritolo di affetto, ciao!